Beneficenza ad Arezzo continua a far rima con musica. Un binomio vincente che sarà al centro della 23esima edizione della lunga maratona musicale Mercatino in Concerto al Circolo Artistico, che prenderà il via il 10 maggio. 7 concerti di musica classica e jazz che vedono coinvolti 300 musicisti provenienti da tutta la provincia e 25 maestri che parteciperanno gratuitamente alla manifestazione. Questo è nato in seno al Mercatino dei Ragazzi. Ecco perché è stato chiamato Mercatino in Concerto e si inserisce nel contesto di raccogliere fondi, ma nello stesso tempo anche educare e dare possibilità a chi ne ha voglia, diciamo, di esprimere i loro talenti. Musica e solidarietà sono due elementi forti di crescita, di sviluppo e di coesione sociale, e insieme alla capacità di poter formare molti giovani aretini ha due elementi: alla capacità di diventare bravi musicisti e di diventare ancor prima bravi cittadini. Quindi è un combinato disposto di grande rilievo. Io in questi mesi mi sono impegnato molto a distinguere il nuovo dal vecchio. Adesso aggiungerei che mi piace invece che continuiamo le belle cose fatte nel passato, e questa è una delle più belle iniziative che ci siano ad Arezzo. Lo scopo, come sempre, sarà la raccolta fondi. Negli ultimi 22 anni il Mercatino in Concerto ha raccolto 37.000 euro a favore del Calcit. Tra le novità di quest'anno, l'introduzione della sezione jazz e l'istituzione del premio Silvano Grandi. Faremo il premio speciale Silvano Grandi, grande pianista e amico del Calcit aretino. Era doveroso ricordarlo, ma non solo per dovere, ma proprio per amore alla sua persona e a come si esibiva sempre, anche per la nostra associazione, e la sua voglia e l'amore per la musica. Nell'ambito della maratona musicale si inserisce anche il 15° concorso musicale Calcit Gianfranco Barulli. Il concorso a categorie per età, per gruppi, solisti, formazioni orchestrali. Il 22 maggio nel pomeriggio avremo la finale tra i primi premi di ogni categoria.